giocare con loro, perché poi immagino che giocheranno insieme, cioè non cosa fai, non lo mandi a scuola, però lo terrorizzi, non puoi far quello, non puoi fare. Come è possibile? Cioè, perché a me viene data una raccomandazione e ai genitori di questi bambini viene data un'altra raccomandazione. È una cosa che assolutamente non ha nessun senso, che sicuramente perché su di me non c'è nessuna legge dell'obbligo vaccinale che impone gli adulti, che impone di vaccinare un bambino per stare con me, mentre invece per quanto riguarda la scuola, danno questa raccomandazione probabilmente perché per spingere sull'obbligo vaccinale, non tutti, non tutti, però si vede, questa è la prova che il fatto che loro consigliano di far frequentare la scuola ad un bambino immunodepresso, molto immunodepresso, sia un consiglio che non coincida almeno con quelle raccomandazioni che sono sempre state fatte a me, perché a me nessuno mi ha mai detto, a me nessuno ha mai detto che avrei dovuto frequentare vaccinati, perché con i vaccinati sono al sicuro. E io di medici e di ospedali ne ho cambiati tantissimi in questi anni, per cui per la mia esperienza personale posso dire che questa cosa non è vera. Ma la cosa che più mi preme è il fattore etico, perché io sono convinta, io non metto in dubbio, non voglio parlare della validità dei vaccini perché ho studiato tutt'altro, non posso farlo, non ho fatto, è meglio che lo facciano i medici critici. Però io parlo di solito di etica, perché penso che ogni bimbo abbia sacrosanto diritto di ricevere trattamenti sanitari adeguati alle sue esigenze. E le esigenze, siccome siamo tutti diversi, le esigenze di un bambino non sono le esigenze di un altro bambino. Anch'io, da piccola, quando ero vaccinabile, il mio pediatra, che assolutamente non era Novaz, ha consigliato a mia madre di farmi alcuni vaccini, altri no, ma non perché fosse Novaz, semplicemente perché secondo quelle che erano le mie caratteristiche, la maggior parte di quei vaccini non mi servivano, punto. Cioè, perché tu devi fare un vaccino a un bambino che non gli è utile secondo le sue caratteristiche per proteggere il figlio di qualcun altro? E questo non lo trovo giusto, perché il figlio immunodepresso di qualcun altro, ogni volta che va all'ospedale, viene curato secondo le sue esigenze. E anche un bambino sano ha diritto a ricevere trattamenti sanitari adeguati alle proprie esigenze, e oltre al fatto che comunque la propria situazione vaccinale dovrebbe essere è comunque considerato dato sensibile, per cui chi è il fatto che un genitore si presenti a scuola e dica mio figlio è immunodepresso, io voglio sapere se gli altri sono vaccinati, sarebbe come se i genitori degli altri bambini chiedessero la cartella clinica di quel bambino per sapere se per caso in ospedale si è beccato qualcosa di contagioso che può essere pericoloso per gli altri bambini, per cui non è un dato sensibile, è un dato sensibile, ognuno dovrebbe essere libero di curarsi, innanzitutto di avere libertà di scelta, perché sono trattamenti sanitari non esenti da effetti collaterali. E siccome io, la paziente, ogni volta che vado in ospedale devo firmare un consenso informato, dopo che i medici che mi seguono mi hanno messo al corrente dei benefici e dei rischi del trattamento sanitario al quale sto prosciutto, io penso che anche un bambino sano abbia il sacrosanto, il genitore di un figlio di un bimbo sano abbiano il sacrosanto diritto di essere innanzitutto correttamente informati e poi di poter scegliere, perché come io posso dire no, io questa terapia non la voglio fare, non vedo per quale motivo un genitore che è un figlio sano non possa dire no, io preferisco non vaccinare mio figlio con quel vaccino. Fa parte dei diritti sacrosanti degli esseri umani, non vedo perché per quale motivo imporlo per fare gli interessi di qualcun altro. Tutto questo non voglio. Grazie, ringraziamo Giorgio, andiamo avanti. E quindi adesso parlerà l'avvocato Roberto Mastalia di deontologia professionale.
professionale in responsabilità medica ed infermieristica. Allora, buonasera a tutti, ringrazio naturalmente al Jesse Auer per il convegno, ringrazio voi che avete partecipato, voglio ringraziare Sandra, Fabiola, Antonella, Mirko e tutti gli altri collaboratori di Auret che da un anno e mezzo portano avanti in maniera quasi professionale, senza prendere una lira, 24 ore su 24, questa battaglia di libertà, di scienza e di diritto, che ne dica qualcuno. Vorrei naturalmente ringraziare gli altri relatori e ringraziare soprattutto Domenico per aver realizzato quella pubblicazione a cui faceva riferimento prima Sandra, che ha mostrato anche Domenico, in ordine agli anticorpali. È una pubblicazione che ha fatto per Auret, è disponibile nel sito internet di Auret, nella parte relativa alle pubblicazioni, può essere scaricata con un contributo, con una donazione nei confronti dell'associazione, che ci servirà per fare tutta una serie di attività, tra cui i convegni, tra cui terminare la sede che stiamo appunto terminando in questi giorni dopo aver contratto un mutuo per acquistarla. Altre attività sono state, per esempio lo scorso anno, aver analizzato alcuni vaccini, e altre attività che stiamo portando avanti, che ci impegnano molto dal punto di vista anche economico e non solo delle ore e dell'impegno profuso, sono per esempio uno studio analitico, statistico per quanto riguarda appunto le immunità, per quanto riguarda questa cosa strana a quale si è fatto riferimento, il fatto che qualcuno sia immune senza essere mai stato vaccinato, mentre altri invece, pur essendo stati vaccinati, non sono immuni, quindi di verificare l'immunità dei bambini, lo stato di immunizzazione, e un altro studio riguarderà invece l'autismo, che poi è la materia principe che riguarda la nostra associazione. Volevo fare un inciso per quello che è successo in questi due giorni, perché mi incorre l'obbligo di farlo, ovvero sia, come vi hanno detto prima, ci sono state delle prese di posizione da parte dell'Ordine dei Medici, e anche ho letto nel giornale da parte di un medico dell'ASL, che hanno detto rispettivamente che eravamo dei Novax, che volevano prendere le distanze da noi, da questo convegno, che nelle nostre linee guida c'era scritto come ovviare alla legge 119 del 2017, che le nostre linee guida appunto indicavano in maniera illecita e illegale di fare i vaccini gratuitamente. E volevo fare delle precisazioni. Allora, innanzitutto, come stavo detto prima, non siamo dei Novax, anche se io magari potrei avere più di un motivo per esserlo, visto che, come sa bene chi mi conosce in questi anni, negli ultimi 14 anni e mezzo, il mio secondo genito, dopo la vaccinazione MPR Morbar, tristemente nota per essere stato ritirato dal commercio dopo 14 anni di finto controllo, perché era stato messo sotto finto controllo nel 92 e l'hanno ritirato nel 2006, quindi 14 anni quando hanno fatto finta di controllare, di monitorare eventuali danni, ha avuto una regressione cognitivo-comportamentale con perdita della parola e delle abilità precedentemente acquisite, e è rientrato nel cosiddetto spettro autistico. Quello che è peggio è che dopo le prime due vaccinazioni esavalenti, perché come vedete non eravamo dei Novax, non sapevamo neanche l'importanza dei vaccini, non ci rendevamo conto di quanto potevano essere potenzialmente pericolosi, nonostante sia un avvocato che abbia sempre fatto malasanità da 25 anni, eppure non avevo mai sentito parlare di questo argomento. Dicevo, dopo ogni somministrazione di esavalente di Infarix X al bambino aveva avuto certificate dal medico problematiche astmatico-respiratorie e gastrointestinali. Ora, la logica e l'intelligenza, la professionalità avrebbero dovuto suggerire al medico, ancora prima ai genitori, di sospendere le vaccinazioni, ma questo non l'hanno capito quegli stolti che eravamo noi genitori, e quel che è peggio, non l'ha capito, ha fatto finta di non capire il medico, e il risultato è stato quello. Quindi non sono un Novax. Io in questi anni ho scritto decine di articoli, ho fatto 150 convegni in tutta Italia, sono partecipato alla trasmissione televisive e radiofoniche, non riuscirete a trovare mai nessun mio scritto, nessuna mia dichiarazione dove ho invitato qualcuno a vaccinare o non vaccinare il loro figlio. Ci sono stati in questi anni migliaia di persone che mi hanno chiesto, ma allora io mio figlio lo devo vaccinare o no?
Io ho sempre dato la risposta che è esattamente il contrario di quello che dicono normalmente i medici. I medici ti dicono sì, devi vaccinare, quelli chiamiamoli così canonici che seguono non la scienza ma le politiche sanitarie, perché è una cosa diversa questa. Io ho sempre detto devi scegliere te, perché fa parte delle responsabilità insite nel fatto di essere genitore. Nel momento in cui un genitore, una persona, una mamma, un babbo, entrano nell'ottica di mettere al mondo un figlio, devono mettere anche il conto di dover prendere delle decisioni fondamentali per il loro figlio. Decisioni che non devono delegare nessuno, né al medico della ASL, né all'avvocato, né al presidente di Avret, né all'amico. Sono responsabilità personali che loro si devono assumere per il fatto di essere genitori. Un'altra cosa è la frase dobbiamo prendere le distanze dal convegno, da Auret, da quello che verrà detto. Allora, innanzitutto è accusatio manifesta, dicevano i latini, cioè nessuno vi ha chiesto di entrare in questo argomento, non siete stati neanche invitati, non mi pare che ci fosse un logo dell'ordine dei medici, anche perché su 150 convegni che abbiamo fatto in questi anni li abbiamo invitati penso 140 volte, sono venuti 4-5, per cui capite bene che è inutile chiamarli, perché non vengono sapendo assolutamente di non essere in grado di sostenere minimamente un confronto né dal punto di vista medico-scientifico con i medici che noi chiamiamo, che sono dei medici veri che conoscono le cose come avete visto, né tantomeno dal punto di vista giuridico. Quindi sapendo di non sapere, l'unica cosa che sanno in maniera socratica, non ci vengono perché non affrontano il contraddittorio. Un'altra cosa, ci dicono che le linee guida che abbiamo pubblicato per la prima volta più di un anno fa sarebbe un modo per ovviare, per svicolare la legge 119, no? Perché come si legge nelle linee guida, se puoi andare avanti, il titolo delle linee guida è linee guida per genitori responsabili. Nelle linee guida non c'è scritto che uno non deve vaccinare i figli, non c'è scritto che uno deve aggirare la legge surrettiziamente, magari come è successo facendo delle false autocertificazioni. Io faccio l'avvocato, nella mia precedente vita ho fatto prima il sottufficiale dei carabinieri e quindi l'accademia di Modena, i miei ex colleghi sono marescialli dei carabinieri o colonnelli dei carabinieri, quindi sinceramente in vita mia, avendo avuto anche un padre che ha fatto per 40 anni il carabiniere, non mi sono mai sognato di violare una legge, né tantomeno di dire agli altri di farlo, mentre ci sono tutta una serie di altri personaggi che vanno normalmente in televisione a mentire ai loro datori di lavoro. Perché vorrei ricordare che ognuno di voi, ognuno di noi, ognuno di quelli che ci sta guardando da casa, siamo i datori di lavoro di quei finti medici, di quei sedicenti professori universitari, di quei, diciamo, cazzari che vanno in televisione a mentire sistematicamente alla popolazione, perché quei signori vengono pagati i loro stipendi alla fine del mese con un centesimo ciascuna delle nostre denunce dei redditi. Quindi noi siamo i loro datori di lavoro, e se loro fossero nel privato, mettendo al proprio lavoro datore di lavoro, un minuto dopo sarebbero a casa. Purtroppo questo non accade. Quindi noi si chiamano così le nostre linee guida per genitori responsabili, perché noi indichiamo ai genitori di seguire un fil rouge, cioè un protocollo che è medico-scientifico vero, giuridico vero, per arrivare alla fine con il passaggio attraverso il pediatra, gli esami eccetera eccetera, a conoscere sia lo stato di immunizzazione dei loro figli, sia lo stato di salute dei loro figli. E per noi questo è assolutamente fondamentale che un genitore lo sappia, perché come è stato detto dai medici che mi hanno preceduto, prima di decidere se fare o meno una qualsiasi prestazione medica, un genitore che ha la responsabilità nei confronti del figlio deve sapere, ha la responsabilità e il dovere, non il diritto, di sapere lo stato di immunizzazione di suo figlio e lo stato di salute di suo figlio, se ha delle patologie in essere, se ha una predisposizione per svilupparle. Senza di questo, una qualsiasi decisione, sia di vaccinare che di non vaccinare, è una decisione presa in maniera superficiale, da genitore non responsabile. E guardate che nelle linee guida non c'è scritto che alla fine di questo percorso il genitore non deve vaccinare il figlio. Alla fine di questo percorso c'è scritto che il genitore deve decidere lui, nella sua autonomia, se vaccinare o meno, perché per noi di Auret, a differenza di altri soggetti che girano dicendo castronerie, è importante che il genitore abbia una decisione responsabile, qualunque essa sia, compresa quella di vaccinare il figlio, perché non ci siamo mai permessi né ci permetteremo mai
di giudicare queste scelte. Poi, per quanto riguarda il contenuto del complesso di quello che è stato detto da, per esempio, quella intervista televisiva che ho visto qualche minuto prima che iniziasse il convegno, o quello che è stato scritto e stato inviato al Comune di San Benedetto del Tronto, naturalmente prenderemo le nostre iniziative e denunceremo per diffamazione tutti questi soggetti. Viviamo in uno strano paese dove ognuno si sente, si può arrogare il diritto di dire quello che gli pare. Purtroppo in teoria non è così. Hanno dimostrato loro con quello che hanno detto e con quello che hanno scritto in questi giorni, innanzitutto che non sanno leggere, perché se l'hanno letta non l'hanno capita le linee guida, che non conoscono la legge 119-2017, perché è proprio in base alla legge 119-2017 che noi abbiamo chiesto ai genitori di fare quel percorso, di andare a chiedere gli esami anticorpali e prevaccinali. Perché? Perché la legge, all'articolo 1,2, che ci dice che un genitore può ottenere l'esonero per il bambino in base allo stato di immunizzazione presente del bambino, cioè dice la legge, quindi per verificare lo stato di immunizzazione cosa si fa? Come vediamo, facciamo gli esami. Se non facciamo gli esami non siamo nel campo della medicina, siamo nel campo della stregoneria, che è quella che portano avanti certi soggetti facendo certe dichiarazioni. L'articolo 1,3 invece ci dice che un soggetto può essere esonerato oppure avere un differimento in base allo stato di salute, ma se noi non facciamo quegli esami e non sappiamo qual è lo stato di salute del bambino, come facciamo a dire se sta bene o sta male? Nei giorni scorsi mi hanno chiamato tantissime persone al giorno, per la verità, mi ha chiamato per esempio una famiglia dal Veneto, il bambino dei quali è stato sottoposto a vaccinazioni obbligatorie e anche facoltative. Dopo la vaccinazione esavalente ha avuto una reazione avversa, grave, è andato al pronto soccorso, è stata in terapia intensiva. Dagli esami che sono stati fatti, guarda caso, è emerso che ha 3 allergie nei confronti degli eccipienti che sono contenuti in qualche modo nei vaccini, una nei confronti della neomicina, uno nei confronti dell'alluminio, il terzo mi sfugge e mi perdonerete per questo. Nonostante questo, nonostante che abbia avuto un grave episodio anche una settimana fa, è stato ricoverato, alla famiglia hanno detto che può essere sottoposto lo stesso a vaccinazione. Questa non è scienza, questa è magia, questa è stregoneria. Perché? Perché se fosse successo che a quel bambino gli avessero detto vostro figlio è allergico alle fragole e alle banane, i medici avrebbero detto ai genitori guardatevi bene da prendere una qualsiasi sostanza nella quale ci siano le fragole o le banane, ok? Ma dato che questo non è un qualcosa che all'interno dei vaccini, allora automaticamente è una sorta di soggetto di vaccino nel quale tutto ciò che è contenuto fa bene, perché abbiamo per esempio il Timerosal, che hanno fatto una convenzione di Minamata per togliere il mercurio da ogni prodotto in commercio e anche ogni suo derivato, però nei vaccini evidentemente non faceva male. La formaldeide è stata classificata cancerogeno 1B, ma evidentemente nei vaccini non fa male. L'alluminio, ci sono decine, centinaia di studi sulla dannosità dell'alluminio, fanno le trasmissioni televisive e anche di report dove ci dicono che bisogna stare attenti anche ad utilizzare le pentole con l'alluminio che possono perdere, di a stare attenti a utilizzare le vecchie caffettiere alla moca, perché essendo d'alluminio, dopo tanto tempo che vengono utilizzati, possono perdere particelle che vengono ingerite, possono essere pericolose. Ci dicono addirittura, per quanto riguarda le macchinette con il caffè espresso, che se usiamo le cialde, quelle che non hanno l'alluminio, allora sono di plastica ad alte temperature, perdono gli ftalati che sono cancerogeni. Ma se usiamo quelle che però hanno una copertura di alluminio, si perde l'alluminio, viene ingerito, anche quello è neurotossico. Però l'alluminio nei vaccini non fa male, magicamente. Questa è magia, è stregoneria, non è medicina. Poi abbiamo visto che non conoscono o fanno finta di non conoscere la medicina, dalle dichiarazioni che hanno fatto sugli anticorpali prevaccinali, evidentemente o non la conoscono o fanno finta di non conoscerla, e vale per tutti quelli che vanno in televisione a chiedere queste castronerie, no, o scrivono sui giornali. Non sanno che cos'è lecito, la differenza tra lecito e illecito, no? Perché evidentemente, però lo scopriranno magari dopo che avremo denunciati. Non sanno usare la logica, perché prendono le distanze da una cosa alla quale, che non li riguardava e alle quali non erano stati neanche invitati. Non conoscono la differenza tra gratuito
gratuita, prestazione gratuita del Servizio Sanitario Nazionale, perché noi non abbiamo detto alle famiglie andate a chiedere quegli esami che devono essere gratuiti. Abbiamo detto, essendo degli esami previsti dalla legge 119, perché solo in quel modo puoi sapere se tuo figlio può essere esonerato o avere un differimento, li devi chiedere nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, che non vuol dire gratis, perché si paga il ticket, non è gratis perché paghiamo comunque noi con le tasse nostre. Quello gratuito è un'altra cosa che però evidentemente non conoscono questi soggetti. È gratuito nel momento in cui un soggetto ha una esenzione ticket, perché evidentemente ha una problematica, o un conflitto di diritto, o una problematica di salute che gli impedisce, no? Che gli dà la possibilità, la facoltà di non pagare le prestazioni ticket. Quindi non conoscono neanche questo, non conoscono, non sanno che cos'è la democrazia, sono dei censori presuntuosi e ignoranti che vanno a criticare una cosa senza averla neanche conosciuta. Io mi sono permesso di parlare di questo semplicemente perché loro mi hanno provocato, perché non faceva parte della mia relazione, però d'altra parte sono stato costretto, come diceva Oscar Wilde, meglio stare zitti e passare da stupidi che parlare e togliere ogni dubbio. Allora, avrei tante altre cose da dire, ma sicuramente, come ho detto prima, non sono diventato un novax fino adesso, non lo diventerò mai, perché sono per la libertà, perché ciascuno deve essere libero in un paese civile e democratico di fare quello che più gli aggrada, quello che più gli pare e piace, però col tempo mi hanno fatto sviluppare una idiosincrasia nei confronti degli idioti, e quindi questo purtroppo è una cosa assolutamente, penso, anche comprensibile. Ma iniziamo a parlare di cose serie, vai. Vai. Questa è la nuova sede di Aure, andiamo avanti. Deontologia, vai. In primo caso, deontologia medica. Vai. Deontologia, dal greco deontos, cioè il dovere, e poi logia, cioè la ragione del discorso, ovvero sia si parla di deontologia come studio del dovere, lo studio di tutto ciò che rientra nel dovere di un determinato soggetto, di un determinato professionista. C'è la deontologia per noi avvocati, c'è la deontologia per i medici, per gli infermieri e così via. La deontologia medica è l'insieme delle norme sia etiche che giuridiche che regolano l'agire del medico, al quale il medico si deve attenere. Vai. Questo è il giuramento di Ippocrate, si è visto prima che l'ha fatto vedere Domenico. Questo è quello storico, le cose più eclatanti, quello quindi che c'è fin dall'epoca dell'antica Grecia, ovvero sia mi asterrò dal recare danno e offesa al paziente, mi asterrò da ogni offesa e danno al volontario, tacerò ciò che non è necessario sia divulgato. Gli antichi greci, Ippocrate. Andiamo avanti. Questa invece è la versione che può essere scaricata anche dal sito del Faucheo. Ovvero sia esercitare la medicina in autonomia di giudizio e di responsabilità, questa è bella, autonomia di giudizio e di responsabilità, di comportamento, contrastando ogni indebito condizionamento che limita la libertà e l'indipendenza della professione, perseguire la difesa della vita, tutelare la salute fisica e psichica, curare ogni paziente con scrupolo e impegno senza discriminazione. Non intraprendere e insistere in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati e eticamente non proporzionati, senza mai abbandonare il malato. Perseguire con la persona una relazione di cura, il rapporto empatico che deve sussistere tra il medico e il paziente, ma anche tra l'infermiere e il paziente. Perché, come è stato detto prima, l'empatia è fondamentale nel rapporto, soprattutto tra medico e paziente, tra infermiere e paziente. Perché se non si crea questo connubio empatico tra medico e paziente, tra infermiere e paziente, non si riescono ad ottenere risultati, soprattutto su patologie, faccio un esempio dell'oncologia. Cioè la risposta, che non è dell'organismo ma è della psiche, che può dare un paziente oncologico di fronte a un trattamento che comunque è estremamente invasivo come le chemio, consegue necessariamente dal rapporto che è riuscito a creare con lui il medico e il personale infermieristico che ha a che fare con lui. Se non loro non riescono a creare questo rapporto empatico, se il medico e gli infermieri non riescono a far capire al paziente l'importanza di un trattamento sanitario e quanto può essere utile per lui, questo trattamento è pressoché nullo, soprattutto in determinate materie. Avanti. Mettere in conoscenza le disposizioni del progresso della medicina, rispetto delle regole deontologiche, ispirare la soluzione di ogni divergenza di opinione e reciproco rispetto tra i medici, l'abbiamo visto, medici
che in internet offendono ripetutamente o diffamano altri medici oppure diffamano pazienti. Questo è contro ogni regola deontologica. Non mi sembra di aver visto dei provvedimenti assunti autonomamente dagli ordini provinciali dei medici nei confronti di medici che vanno dicendo queste cose su Facebook o in televisione che offendono i pazienti, che offendono danneggiati, offendono disabili, offendono altri medici. Questo la dice lunga sul rispetto che hanno i vari ordini dei medici nei confronti poi della popolazione. Prestare scienza e coscienza la mia opera con diligenza per perizia e prudenza secondo l'equità. Avanti, questo è il codice deontologico medico del 2009, quindi quello attualmente in vigore. Potestà disciplinare di osservanza della relazione, anche se derivante da ignoranza, questo invece è legge disciplinare e ci sono delle procedure dell'ordine provinciale, l'eventuale appello alla commissione ministeriale e l'eventuale ricorso alla Corte di Cassazione. Libertà e indipendenza della professione, autonomia, l'esercizio professionale del medico è fondato sul principio di libertà e indipendenza, autonomia e responsabilità. Allora, lo vedremo anche successivamente, ma come fa un medico o anche un paramedico ad agire con indipendenza nel momento in cui ci sono sia delle case farmaceutiche che producono e inviano delle brochure, degli opuscoli, che organizzano convegni, anche se dicono che non vanno ad incidere formalmente nei confronti di quella che è l'opinione del medico, ma capite bene che, come vedremo dopo, se in un convegno parlo di una determinata materia e questo convegno è sponsorizzato dalla casa farmaceutica che magari, come succede spesso, realizza anche le slide per il relatore, è difficile che vada a dire qualcosa per una casa farmaceutica. Quindi, oppure, se viene in qualche modo pagato per la partecipazione ai convegni, viene pagato per le sue ricerche, è difficile pensare che ci possa essere una vera indipendenza. Si parla di conflitti di interessi, che sono particolarmente importanti. Nel nostro paese un po' meno, perché siamo un paese nel quale il diritto purtroppo con l'andare degli anni non viene più rispettato. Ma se voi andate in un paese anglosassone, prima di scrivere un articolo di stampa, per esempio, o di presentare un medico, in questo caso parliamo di medici, in televisione, il medico deve fare una dichiarazione sui suoi conflitti di interesse, cioè se lui ha conflitti di interesse in ordine all'argomento che si troverà a trattare da lì a breve, nella trasmissione dell'articolo. Perché? Perché questo non vuol dire che il medico sia corrotto o che dica una cosa contraria a scienza, coscienza, contraria alla legge, eccetera, eccetera. Però è bene che quando il medico scrive o quando il medico parla, chi sta dall'altra parte a leggere o ad ascoltare sappia se quel medico riceve dei finanziamenti dalla casa farmaceutica, è un collaboratore della casa farmaceutica, ha ricevuto dei benefit dalla casa farmaceutica o viene pagato magari per andare in giro a fare i convegni dalla casa farmaceutica. Poi se chi è una persona onesta dirà la verità in scienza e coscienza, però è bene che chi lo ascolta, chi lo legge, sappia come stanno le cose. Segreto professionale. Il medico deve mantenere il segreto professionale, questo vale anche per il personale paramedico. Qui entriamo nella famosa legge sulla privacy. Abbiamo visto in questo anno e mezzo, io sono stato l'unico che fin, per esempio, dall'entrata in vigore del decreto legge 73/2017, avevo detto e avevo scritto in epoca non sospetta, fine maggio, prima di giugno, che avrebbe avuto una notevole difficoltà nell'essere applicato per problemi, per esempio, di privacy. Ma questo, a differenza di quello che pensano quei simpaticoni dell'ordine dei medici di questa zona, e soprattutto della dottoressa che fa la pediatra e dovrebbe fare la pediatra piuttosto che andarsi ad impelagare su discorsi che non le attengono, è fondamentale il discorso della privacy. Per quale motivo? Questo non vuol dire bypassare la legge, sticolare la legge, vuol dire rispettare le leggi. Perché che ne pensino loro, in questo strano paese che è l'Italia, esistono, non esiste solo per esempio la legge 119-17, esistono migliaia di altre leggi. Quindi ci dobbiamo attenere.